神様に恋をしてた頃はこんな別れが来るとは思ってなかったよ。もう二度と触れられないならせめて最後にもう一度抱きしめて欲しかったよ。It's a long goodbye さよならさよなら何度だって自分に無情に言い聞かせて手を振るのは優しさだよね。強さが欲しい。あなたに出会いスター輝いて確かまれて愛すればこそ愛あればこそ希望な奇跡を待ってどうなるの。涙に滲む星のまた滝箱リエコ。ci è tornati alla seconda parte. Yoi. Una volta liberata a casa mia da i scarafaggi. Ma dai. Che cattiva. No, vabbè. Vabbè che tanto adoro tua sorella, Kof. Ma lei può anche parlare, ma i genitori no. Ok, va bene. Comunque, a proposito, tu in casa tua hai mai problemi di genitori che interrompono nelle registrazioni? Assolutamente sì. Per forza. Cioè, tu sei lì, stai registrando, no? Tutto calmo, la porta chiusa, perché la porta chiusa in realtà è una cosa che dice ai genitori non io sono entrare. Dentro, no. Io sono dentro, apri la porta prima di entrare. Cioè né bussano né niente. Tu sei lì che, esatto. Che stai registrando una canzone. Bam! Ti aprono la porta e ti parlano. E, e tu avrebbe... Hai capito esattamente. Ecco sì, poi ti viene la faccia. Sono calmo, sono calmo. Nella sì, serie sì, infatti, dalla serie, ma perché a me? Perché... Anche da me è la stessa cosa, soprattutto quando ti colgono lì così mentre stai cantando, entrano e tu nel bel mezzo del cammin di nostra canzone. Esatto. Ecco, infatti. Esattamente. Bussare è una cosa troppo... No, infatti, è troppo difficile. Esatto. O all'improvviso ti chiamano dalla stanza al... vieni qui! No! Comunque, no, mi è successo spesso. Direi anche troppo spesso. Troppo sì. Spesso è per colpa loro se finisce una carriera. Già, è vero, i genitori sono pessimi. Comunque torniamo a noi, torniamo, va. Vabbè, comunque eravamo sempre noi. Ho detto una cosa senza senso, comunque. Ah, ma non è niente di... Tranquilli. Tutto rego, lei è sempre così, non vi preoccupate. Come mi hai chiamata, scusa? Lei, ho detto lei. Ho capito, dottor Ego. Dottor Ego, perché l'ho detto dottor Ego? Come l'hai capito, dottor Ego? Dai. Non ho idea. Va bene. Okay. Ho dei problemi. Beh, non vi preoccupate, sono un po' fuori di testa. Ha preso tutto da sua madre. No, da suo padre. No, da sua madre. Sicuro. Testimonio io che sono il padre. Ha preso da mamma. Bene, vabbè, continua, va. Hai intenzione di riempirci di altri singoli, vero?
Da questa risposta varrà la mia vita, vero? Esattamente. Sì, ovviamente. Ovviamente no. Sì. Cioè, no, non è che ho molto tempo, però sì, quando posso faccio. Tutti troviamo il tempo poi. Sì, no, è che io adesso ho finito l'università, gli esami sono finiti, urrà! E sì, infatti. Poi c'ho ancora un concerto che devo fare a luglio. E dal prossimo... Ci vogliamo venire? Se volete venire in Svizzera, venite pure. No, comunque... Ne vale anche la pena. Non so se vale la pena. Ah no, sì, vale la pena. C'ho anche di nuovo la solo. Comunque, stavo dicendo... che poi andrò a lavorare. Per fare il tuo nuovo singolo potresti fare la registrazione del live. No, non posso. Perché impossibile. No, perché... La registrazione del concerto che ho dato l'altro giorno. E come dire, si vedono. Insentibile. No, è sentibile, solo che si sente 3 secondi di me che canto e poi finisce. Ah, perché? Perché la macchina fotografica aveva le batterie scariche. La carichi prima, non ho capito. Sì, ma non l'hanno caricata prima. Vabbè, comunque la mia macchina fotografica, alias webcam, alias di tutto. Solo che non è un buon microfono, cioè dopo un po' ti taglia, zac, vedi qualcosa ma non senti più niente, quindi mi sa che non è una buona idea. Vabbè, se ti attrezzi bene potremmo... Sì, ok, mi farò sapere. Non mi piacciono ste frasi a me. Sì. Attende in linea. Stiamo lavorando in linea. Per voi. Pi, pi, pi. Lascio un messaggio dopo. Vabbè, lasciamo perdere, va. Continua. Girando per il forum ho appena letto una frase che non mi piace. Perché ti sei ritirato dal coro di Dear? Perché è troppo alta, non ce la faccio con gli acuti. Vabbè, falli bassi. Ma non ce la posso fare. Cioè, no. Sì che ce la puoi fare. No. Lascio perdere, ci ho provato a registrarla, a cantarla, però dopo un po' mi perdo. Non so se avete presente, se avete sentito il mio magnet che ho fatto su YouTube. Magnet. Sì, ma io ho sempre detto magnet. Tu lo dici in italiano, io lo dico in inglese, nella lingua in cui è scritto. Vabbè, sì, comunque. Sì. No, comunque, se sentite dopo il verso la fine, dopo al ritornello number one e verso il ritornello 2, faccio una cosa assurda, cioè vado in falsetto perché io lì non ce la faccio arrivare là in alto. Però non suonava mica male, cioè io non me ma ne sono mai accorta. Ma voi non suonerà male, ma a me suona malissimo e No, lasciamo stare, grazie. Si faccia una domanda, signore. Mi faccia... devo farmi una domanda. Sì, faccia. Che cazzo... Non si può dire. Scusate, mi è scappato. Va bene. Era che sì, comunque. Abbiamo notato che Kaito in live fa dei vocalizzi mentre parla. Sì, che chica. Perché sono timido. Balbuziente. No, è che una domanda mi devo fare. Mi prendi la sprovvista. Vedi com'è difficile fare domande. Sì, ma le domande agli intervistati riuscirei anche a farle. Ma le domande a me stesso, ma con la risposta stesso. Di me stesso, no. No, lascia perdere, andiamo avanti. Posso dire allora, che lascio perdere? Si è fatto una domanda sempre, no? Posso lasciare perdere? Sì. Vedi. Ce l'ho fatta. Allora, sei uno dei pochi maschi del Fuyutsuki. Perché Mark... Sì, Fuyutsuki. Sì. Perché a quanto pare Mark ha fatto forse un singolo ed è svanito nella nebbia. Ne ha fatti due, no? Poverino. E io ne ho fatti due, anch'io ne ho fatti due. Vabbè, ma tu di solito sei almeno più presente. Almeno moralmente ci sei. Sì, ci sono. Moralmente ci Esisto. Sono. Esisto. No, vabbè. Ragazzi, il tuo ultimo singolo risale al 28 marzo.
marzo. 28 marzo. Marcio, il 28 marzo. 28 che marzo. Schifo. E, cavolo, siamo fuori da dai 10 minuti. Dobbiamo salutare. Ah, benissimo, ok. Va bene, allora vi ciao, saluto, ciao. Vi saluto dalla Svizzera. Ciao.